Nel video di oggi vi racconterò la storia di questo ragazzino che purtroppo è stato fatto fuori dalla sua terribile matrigna. Simon Lin è nato il 29 di maggio del 2015. Era un ragazzino molto dolce che amava giocare coi suoi giocattoli e guardare Toy Story. Frequentava la scuola elementare di Holbrook e per i primi anni della sua vita tutto sembrava essere perfetto. Tuttavia, nel gennaio del 2020 i suoi genitori hanno divorziato e il mondo di Samuel è stato completamente ribaltato. I suoi genitori, infatti, tale Sarah e Dalton, erano stati coinvolti in un'aspra battaglia per la custodia del proprio figlio. A Sarah è stata garantita la custodia primaria di Samuel, mentre Dalton poteva vederlo solamente pochi giorni a settimana e per lo più durante il weekend. Sfortunatamente però, un giorno, questo bambino non è più tornato a casa. Infatti, Dalton non l'ha più restituito alla propria madre e Sarah ha detto che l'ultima volta che l'ha visto era stato proprio a seguito di quando questo Samuel aveva compiuto 5 anni. Dalton ha cercato in tutti i modi di tenere Samuel lontano dalla sua vera madre e benché Sarah avesse in più occasioni provato a riavere questo bambino, non è più riuscita a ricongiungersi con lui. E ciò è dovuto anche alla pandemia. Infatti, il lockdown ha reso praticamente impossibile finire davanti al giudice e riuscire a farsi ridare questo bambino, perché comunque era a casa di Dalton e non poteva raggiungerlo in alcun modo. Tutto quello che Sarah voleva era andare in tribunale e poter combattere per il proprio bambino. E il 27 di maggio del 2021, pochi giorni prima del sesto compleanno di Samuel, la polizia di Houston ha ricevuto una denuncia di scomparsa. E quando i poliziotti sono arrivati in quella casa nel sud-ovest di Houston, hanno trovato Dalton e la sua compagna in uno stato completamente devastato. La fidanzata di Dalton si chiamava Teresa. Teresa era anch'essa una mamma divorziata che aveva perso l'affidamento delle sue due figlie. Quando la polizia è sopraggiunta su quella casa, Teresa ha subito detto ai poliziotti che Sarah si era presentata alla loro casa assieme a un uomo vestito da poliziotto, attraverso il quale sono riusciti a prelevare questo Samuel. E questo perché questo presunto poliziotto li aveva minacciati di accusarli di rapimento se non avessero consegnato subito il povero Samuel. La polizia ha subito contattato Sarah e la donna è riuscita a fornire ai poliziotti un alibi. Infatti ha mostrato loro come attraverso delle telecamere di sorveglianza lei, nel momento in cui è avvenuto questo presunto rapimento, in realtà si trovava nella sua dimora. E per questo motivo la polizia ha iniziato a nutrire molti sospetti nella versione della storia appunto di Teresa. L'ultimo giorno in cui Samuel era stato visto era il 30 d'aprile, l'ultimo giorno in cui Samuel aveva frequentato la scuola, e quel giorno è stato proprio il primo giorno in cui Teresa si era presa cura di lui, quindi gli ha fatto, diciamo, da babysitter, se vogliamo. E tutto questo sembrava alquanto sospetto. Proprio il primo giorno che questa Teresa bada questo bambino è stato l'ultimo giorno in cui è stato avvistato da qualsiasi altra persona. La polizia ha quindi iniziato una ricerca, ha messo poster più o meno in tutta la città per riuscire a trovare dove fosse il povero Samuel. Anche Teresa ha cercato di aiutare in questa ricerca, dicendo che non aveva la più pallida idea di dove il povero Samuel potesse trovarsi in quel momento. Un dettaglio particolarmente triste è che il giorno del sesto compleanno di Samuel, la sua madre ha lasciato una torta, dei palloncini e delle candele accanto a uno dei suoi poster di persone scomparse. Ha anche pubblicato un post su Facebook in cui ha detto: "Ti amo, Samuel. Prego ogni giorno perché tu stia bene e ti auguro buon compleanno." Le ricerche sono proseguite per giorni, fino a quando il primo di giugno la polizia non ha ricevuto una soffiata, la quale ha portato i poliziotti al Best Western Hotel. E provate a indovinare chi hanno trovato all'interno di una delle stanze. C'era proprio Teresa, che si stava nascondendo all'interno del bagno. La polizia le ha chiesto dove avesse portato Samuel e Teresa ha indicato una borsa di plastica della stanza. All'interno di quella busta di plastica nera avvolta all'interno vi era qualcosa di pesante e da essa proveniva anche uno strano odore, e all'interno vi erano i resti in decomposizione del povero Samuel. E il dettaglio più macabro era che questo Samuel era morto da oltre 2 settimane. Il coinquilino di questo
questa Teresa, che si chiamava Ben, ha poi rivelato una serie di dettagli su che cosa fosse successo il 10 di maggio. Durante quella giornata Ben ha ricevuto una telefonata da Teresa, la quale ha confessato all'uomo che quando era tornata a casa aveva trovato Samuel privo di vita, accasciato a terra. I due hanno quindi scelto di metterlo nella vasca da bagno e lasciarlo a mollo per qualche giorno. Successivamente lo hanno avvolto con un telo e lo hanno messo all'interno di quella busta di plastica nera. I due sono poi saliti in macchina e hanno lasciato i resti del povero Samuel sull'autostrada 3 di Webster. La cosa veramente più disturbante di questo caso è come Ben abbia scelto di aiutare Teresa a disfarsi dei rimasugli di Samuel invece di contattare le autorità e cercare appunto di denunciare il fattaccio, perché comunque si tratta di una vita umana, di una vita di un povero bambino di soli 5 anni. È veramente assurdo tutto ciò. Voi immaginatevi entrare nella stanza di una donna e vedere un bambino privo di vita all'interno della stanza e invece di scegliere di contattare la polizia per dire che cosa fosse successo, aiutate questa donna non solo a disfarvi del corpo, ma andate addirittura nel supermercato, sono andati infatti a Walmart, a comprare una borsa di plastica dove mettere il corpo. Tutto ciò è assurdo e mi alza veramente una serie di domande su che cosa veramente sia successo quel giorno. Tutto ciò non ha comunque alcun senso. Ad ogni modo, come vi dicevo, il corpo era rimasto su questa autostrada 3 all'interno di un magazzino per alcuni giorni. Successivamente, probabilmente Teresa, spaventata da tutte queste ricerche che erano in corso, ha quindi scelto di prelevare questo corpo e spostarlo da un'altra parte per evitare che venisse in qualche modo scoperta e che questa sparizione fosse attribuita a lei. Quello che la polizia sospetta è che Teresa abbia organizzato di spostare questo corpo appunto per evitare che venisse arrestata. Teresa ha quindi scelto di telefonare a un suo amico chiedendogli aiuto, dal momento che le aveva riferito che era rimasta coinvolta in una rissa. L'amico ha quindi scelto di incontrarsi con Teresa in un parcheggio di Walmart, appunto quel supermercato dove Teresa con il suo roommate aveva precedentemente comprato la busta di plastica nera. E i due si sono quindi recati nel magazzino dove era stato depositato il corpo di Samuel. Ovviamente la borsa era chiusa, quindi questo suo amico non sapeva che cosa si trovasse all'interno. Tuttavia ha dichiarato che l'odore lo aveva abbastanza insospettito. Ad ogni modo ha scelto di aiutare Teresa, quindi una volta presa questa borsa si è poi recato in un hotel in Jasper, dove ha prenotato una stanza d'hotel per Teresa sotto il nome appunto di questo amico. Ci sono tra l'altro le telecamere di sorveglianza che mostrano come Teresa e questo uomo siano usciti dal loro veicolo e si siano diretti all'interno della stanza portando con sé una pesante borsa di nylon nera, quella appunto che poi conteneva i resti di Samuel. È stato proprio grazie a queste video delle telecamere di sorveglianza che la polizia è riuscita a risalire proprio alla location dove si trovava questa Teresa. Teresa è stata subito presa in custodia e accusata di manomissione di prove e in particolare resti umani. L'autopsia ha in seguito mostrato come Samuel avesse perso la vita per via di un trauma cranico dopo essere stato colpito con un oggetto contundente. Un dettaglio che ancora non vi avevo detto è che Teresa, precedentemente a questo episodio, era stata rilasciata su cauzione dopo che il padre di Samuel l'aveva denunciata per averlo strangolato nel gennaio del 2020. Il giudice l'aveva comunque rilasciata a condizione che sarebbe rimasta lontano da Dalton e dalla sua famiglia. I due, tuttavia, come potete vedere poi dai filmati che vi ho mostrato in questo video, si sono poi ricongiunti nei mesi successivi. Io non lo so, se avessi una ragazza che prova a strangolarmi sicuramente non mi ci avvicinerei mai più a una persona del genere. Il 7 di giugno Teresa è apparsa in tribunale dove la sua cauzione è stata fissata a $500,000 per l'accusa appunto di manomissione di prove e altri $100,000 per aver violato appunto quella condizione della sentenza precedente. Infatti il giudice le aveva detto che sarebbe potuto uscire di galera su cauzione a patto che fosse stata lontana da Delta nella sua famiglia, ma questo, come potete vedere, non è stato il caso. Come potrete immaginare, la vera madre di Samuel, Sara, è rimasta completamente devastata da questa notizia e ha subito incolpato l'ex marito per quello
che è successo. Secondo lei, Dalton era completamente coinvolto in questa faccenda e che tutte le prove portassero proprio a Dalton. Dalton nega di avere a che fare in qualsiasi modo con la morte di Samuel, tuttavia ci sono molte persone che stanno speculando sulla sua innocenza, dal momento che Dalton già sapeva la natura terribile della sua compagna. E quindi immaginatevi, sapendo che Teresa ha questi precedenti, voi lascereste mai il vostro piccolo assieme a una donna del genere? Una donna che vi ha strangolato in passato? Personalmente io non lo farei mai. La madre di Dalton si è fatta avanti per difendere il proprio figlio, dicendo che era un buon padre e che non avrebbe mai in alcun modo potuto far del male a Samuel. Ha detto che lo amava alla follia e che avrebbe preferito morire piuttosto che vedere la vita del proprio figlio strappata in quel modo. Teresa è attualmente nella prigione della contea di Houston in attesa della sua prossima udienza in tribunale, la quale è prevista per il 27 di luglio. Il suo compagno di stanza, Ben Rivera, è stato accusato di aver anch'esso manomesso le prove. Il caso è molto recente e tuttora in corso, quindi potrebbero esserci delle novità e ulteriori cambiamenti. Nel mentre, la madre di Samuel sta ancora cercando di elaborare la brutalità con il quale le è stato strappato il proprio figlio e si sente ancora in colpa per le ultime parole che ha detto Samuel. Appunto, quello che gli ha detto è che tutto sarebbe stato ok, ma in realtà non era questo il caso. Come potrete immaginare, questo caso ha veramente sconvolto l'intera nazione e ha lasciato l'amaro in bocca e anche la rabbia in molte persone. Il povero Samuel, infatti, non è mai arrivato nemmeno al suo sesto compleanno. Com'è possibile che ci siano delle persone così crudele che siano state in grado di far del male a questo bambino così innocente ed indifeso? La cosa più allarmante, se volete, è che nessuno si è nemmeno accorto della scomparsa di Samuel finché non è stato troppo tardi. Immaginatevi che quando alla polizia è stato fatto presente che Samuel non c'era più, era sparito, erano passate ben 2 settimane. L'intera situazione è assolutamente incredibile. È straziante immaginare come Samuel si sia potuto sentire nei suoi ultimi attimi di vita. Io spero davvero che la giustizia prevalga e che le persone coinvolte in questo caso vengano severamente punite per le loro azioni veramente spregevoli. Riposa in pace, Samuel. Questo era il caso di oggi, io vi ringrazio davvero per essere stati con me e scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo caso. Un saluto da Seba, ciao!